Sottopiatto, la rubrica enogastronomica di Emilia Sensale. Salvatore Nigro, ora nella pizzeria Insolito, qui a pochi passi dalla casa del cardinale Crescenzio Sepe, letteralmente a due passi, qui a Largo Donna Regina. Prima pizzaiolo per tantissimo tempo, per anni e anni e anni, per decenni possiamo dire, nel centro storico di Napoli. E oggi ti trovi qui, possiamo dirlo, in napoletano, must di questa bellissima pizza. E soprattutto vogliamo dire cosa si prova a essere pizzaioli e ad aprire. Da poco abbiamo inaugurato questa bellissima pizzeria. Beh, aprire una pizzeria per me è stato il sogno di sempre. Fare il pizzaiolo e farlo con passione, perché altrimenti non potresti mai farlo, anche perché è un lavoro molto sacrificato e impegnativo. Per quanto riguarda dove ho lavorato, sono stato tanti anni da Sorbillo, da Gino Sorbillo, per quasi 10 anni, e adesso fortunatamente con un po' di sacrificio ho aperto questa pizzeria che si chiama Insolito, la pizzeria gourmet. D'insolito cosa c'è oltre il nome? Ma è che è nata così all'improvviso, senza, cioè, non era niente in programma tutto ciò, È cioè, un sogno che hai un sogno che ho coltivato e che hai coltivato e che voluto. all'improvviso così è avvenuto. Tu oggi mi hai proposto una pizza, ovviamente i Sì. nostri radioascoltatori verranno qui, speriamo, ad assaggiarla, però dobbiamo descriverla bene proprio perché, essendo nella radio, dobbiamo descrivere bene cosa è stata. La Veliero. Cos'è La questa pizza Veliero? C'è il profumo del mare sopra, possiamo già Veliero. Certo. dirlo. Di che si Niente, gli tratta? ingredienti sono molto semplici, c'è il pomodoro del Piennola del Vesuvio, capperi lacrimelle, tonno dei nostri mari e olive di Gaeta, con un pizzico di pomodoro passato come base e provola di Agerola. Tu hai dei giovanissimi nello Sì, staff con sì. te, parenti tuoi, amici tuoi. Voglio sapere, mettiamo che c'è un ragazzo ora all'ascolto che vuole diventare pizzaiolo, che è un lavoro comunque diciamo sacrificato, con degli orari non del tutto facili. Cosa ti senti di consigliare, di dire? È un ipotetico ragazzo ora radioascoltatore. Niente, che il miglior modo per imparare questo lavoro è andare a lavorare in pizzeria e fare tanti sacrifici. All'inizio è dura, però dopo, col passare del tempo, cioè, se c'è passione avviene da sola, cioè, non è molto difficile imparare, questo è. Ci vuole passione, la cosa importante è la passione. Invitiamo quindi le persone qui a Certo, Insolito. vi aspetto tutti, grazie mille, alla prossima.